Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi, 14° capitolo del nostro mini corso per videomaker. Oggi parliamo di formati e codec. C'è chi spesso e volentieri pensa che formato e codec siano la stessa cosa, ma non è così. I formati video sono come dei contenitori, all'interno dei quali vengono memorizzate tracce video e audio e le informazioni indispensabili a una corretta riproduzione. I codec invece comprimono e riducono le dimensioni del file video, per poi decomprimerlo quando è necessario. Ci sono dozzine di codec diversi e ognuno di loro utilizza una particolare tecnologia di compressione. La compressione è necessaria per evitare che un singolo file occupi l'intera memoria a disposizione e per rendere il video più semplice da condividere e da scaricare. E a questa mansione risponde proprio il codec, che in fase di acquisizione trasforma le informazioni ricevute in un file più piccolo e in fase di riproduzione interpreta il codice del file per poterlo mostrare integro. Alcuni metodi di compressione vengono chiamati lossless, perché fanno in modo che il video venga trasmesso allo spettatore in una qualità non inferiore all'originale. È una compressione che funziona un po' come quella dei file zip o RAR. Attraverso l'utilizzo di algoritmi intelligenti, il file non perde di qualità, anche se viene archiviato in modo non efficiente e con non molta riduzione delle dimensioni effettive, per cui occuperà tanto spazio. Invece la maggior parte dei metodi di compressione vengono chiamati lossy. Infatti ciò che viene trasmesso dopo la decompressione è un file video con una qualità inferiore all'originale. Bene, adesso facciamo una rapida carrellata dei formati e dei codec più utilizzati. Partendo dai formati possiamo avere il formato AVI, che supporta moltissimi codec di compressione, tra cui il DVX e l'XVID. È compatibile con tutti i software per l'editing non lineare, come Premiere, ed è ottimo per i video digitali su piattaforma Windows. Abbiamo poi il formato MPEG, formato che ha il pregio di aver diminuito le dimensioni dei file mantenendo comunque una buona qualità. Tuttavia, a causa della sua struttura interna, che impedisce l'elaborazione frame by frame e quindi l'editing non lineare, questo formato risulta poco utilizzabile per il desktop video. Ne esistono poi diverse versioni con standard qualitativi diversi, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4. Abbiamo poi il formato MP4, che è il formato consigliato per caricare video su siti come Vimeo e YouTube. Il formato MP4 utilizza la codifica H.264 per il video e l'AAC o AC3 per l'audio. È un formato ampiamente supportato dalla maggior parte dei lettori multimediali e, come detto, è il formato più utilizzato per i video online ed è un ottimo compromesso tra dimensioni e qualità video. Abbiamo poi il formato MOV, che si può considerare come l'equivalente dell'AVI però su Apple. C'è poi il formato VOB, che è il formato dei DVD, l'MKV, che è il formato progettato per supportare qualsiasi formato audio e video, estremamente efficiente dal punto di vista della qualità, è compatibile con il codec H.264, è ottimo per i film in HD. Tra i codec invece i più utilizzati quali sono? Abbiamo l'MPEG 4, che è una nuova versione migliorata rispetto all'MPEG 2, con una compressione maggiore e una maggiore dimestichezza con lo streaming. Come detto, è un ulteriore sviluppo dell'MPEG 2, perché permette di ottenere alta qualità in poco spazio. Abbiamo poi l'H.264, che è un codec video che offre qualità sorprendenti in rapporto a un data rate molto basso. Infatti oggi è il formato più popolare per i video in alta definizione. L'H.264 è fino a 2 volte più efficiente della compressione MPEG 4, quindi un file di uguale qualità occupa la metà dello spazio. Abbiamo poi già citati DVX e XVID, codec nati col preciso obiettivo di avere una qualità tutto sommato accettabile con bitrate molto bassi. Il DVX in particolare ha avuto origine da una versione modificata dell'MPEG 4. E infine il ProRes, il famoso codec di casa Apple. Codec che è stato introdotto con la versione 6 di Final Cut Pro, il famoso software di montaggio della Apple, per creare un flusso di lavoro di qualità analogo a quello realizzato su un video non compresso, ma con un ingombro dello spazio comunque inferiore. La prima versione prevedeva un sottocampionamento di 422, ma con una nuova versione di Final Cut Pro è stato introdotto il ProRes 444. Bene ragazzi, queste erano alcune rapide parole su formati e codec. Se cercate online troverete che ne esistono tantissimi. E per quanto riguarda l'ultimo discorso fatto, quello del sottocampionamento del colore,
Non so se trattare anche questi argomenti, oppure anche in futuro, ad esempio, i vari formati di esportazione per Premiere, eccetera, eccetera. Ditemi voi, fatemi sapere se queste cose potrebbero eventualmente interessarvi, o se volete video più specifici, più tecnici, diciamo, inerenti alle riprese, le luci, eccetera, eccetera. Il prossimo capitolo tratterà i formati cinematografici e in teoria sarebbe l'ultimo capitolo di questo mini corso per videomaker, però come ho detto, se avete idee per altri capitoli scrivetemele qui sotto nei commenti. Ragazzi, come sempre, io vi ringrazio della visione, delle iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!